è il Gran Premio del Brasile, il campionato della Master League. Amici di Formula Italia Team, buonasera e virtualmente benvenuti sull'autodromo José Carlos Pace. E assente Saro Prost, Kvyat, Dobby Power, Nacho sostituito da Alesi e naturalmente G-Sport che è sostituito da Andre 26. La pista, quando mancano 12 minuti 25 secondi alla fine della sessione di qualifica, ci dice che in 1:06.983 è X-Fab a far segnare la migliore prestazione. Vediamo qualche differenziazione per la scelta delle gomme, anche se piano piano stiamo andando tutti nella direzione della gomma rossa di Lecce. Andiamo a vedere come chiude. Seconda posizione, 17.0. Capita che tempi che stanno già venendo fuori. Andiamo a vedere Luca D'Amico come va a passare sul traguardo. 6 ed è pole position, 1:06.929. Risponde Fab, 1:06.593. Mamma mia, porca miseria. Vediamo qui come va a passare sul traguardo Savastan. 6.699. Dunque, mettersi in un'ipotetica terza casella. Mokman in questo momento se la sta giocando con D'Amico. Questo sarà un buon giro. Eccolo, 1:06.797. Gran terzo settore. Luca D'Amico la vorrà dare sua di legge, dato che si stanno giocando l'ultimo posto disponibile per le finals. Fa segnare il terzo tempo in 1:06.862 di legge. Sono molto curioso di vedere il crono di Luca D'Amico. Ci resta in quarta posizione. Mamma mia, Fabio, il primo settore 16.3. Andiamo a vedere se si migliora qualche millesimo. E sì, infatti 0.6.474. Fab va a prendere l'undicesima pole stagionale. Al suo fianco Smokeman, in seconda fila di legge, e Luca D'Amico, Mattia Metrano con Mauro Gold, la Williams di Crow numero 1 e Danis a comporre la quarta fila. Da wildcard Fit, Andre 26 e Magic che compongono la quinta fila. L'altra Mercedes, quella di Metz, 12esima casella per Marco Gunn e 13esima per Alesi. I primi 10 partono con le gomme rosse. Metz, Gunn e Alesi vanno a usare la gomma gialla. Lo schieramento di partenza che si va piano piano a comporre. I piloti che raccolgono le idee in questi ultimi istanti che ci separano dalla partenza. E allora, dopo il semaforo, scatenate il piede destro. E adesso occhio luce che si vanno ad accendere. 2, 3, 4, 5. Prima dentro, sui motori. E andiamo a parte il Gran Premio del Brasile con Fab che riesce subito a chiudere nei confronti di Smokeman, nonostante la traiettoria più esterna di legge, che sopravanza Luca D'Amico alla prima curva. Occhio dietro anche alla lotta nelle retrovie. Ha guadagnato una posizione Danis, così come Andre 26 ai danni di Crook, invece ne ha perse due. D'Amico che si butta all'interno di legge alla staccata della prima curva. Danis che si sposta all'interno, va a tirare la staccata e dunque va a guadagnare la posizione numero 6 e provare a mettere nel mirino a Metrano. Attenzione, occhio che va a sbagliare sul cordolo e Mauro Gold non si fa pregare. Ma quando Luca D'Amico si è liberato di legge, ha portato il pilota della McLaren fuori dalla zona DRS e sta tenendo il passo dei primi due. E occhio che adesso è maturo Danis. Non ce la fa, no, occhio che allora con Metrano sicuro, e no, e anche con Danis. Attenzione a Smoke che è quasi sull'orlo del secondo, sta cominciando a perdere qualcosa. Infatti si ferma Smokeman, che abbiamo forse visto dietro. Giusto. Immaginiamo che Smokeman e Luca D'Amico vadano su gomma gialla. Fab ora deve rispondere in media subito. Potrebbe essere davanti tranquillo, non lo so, No, ce la fa, no, guarda, davanti. Guarda. Mentre... intanto occhio che c'è movimento dietro con Danis. Occhio Metrano, con Danis che si butta all'interno della Ferrari di Mattia Metrano. Occhio Gano che va largo, lo scavalca anche di legge. Occhio Danis e a Metrano, mamma mia, side by side alla Laranjinha. Occhio perché si riprova di legge sul rettilineo, gli concede l'esterno Mattia Metrano, se lo prende tutto di legge. Vediamo, vanno side by side. Oh, di legge lungo ancora, Oh, ancora? Occhio, occhio, dentro di legge, dentro di legge. Miracolo. Matrix Fab, altro giro veloce. E adesso sta andando il tirone. Non vorrei che si fosse messo nella famosa modalità Fab. Intanto rientra Danix. Gialla. Ho visto l'uscita dell'ultima curva, un po' di nuvole nere che si avvicinavano. Oh, attenzione, si è girato Mattia Metrano. Si è girato Mattia Metrano alla 6. Di legge box. Contra il super soft. Tutti aspettare la pioggia, perché il sole si sta coprendo, un po' più pallido. È crollato Smokeman, 11 e 1. 11 e 1, altri 3 secondi di penalità. E
occhio ai, che era in corsa per il secondo posto Luca D'Amico. Di Magic che si va a schiantare, no! Ha perso la vettura all'uscita del lago. Piove tanto all'uscita del primo settore. Occhio proprio a Di Legge che va ad attaccare Pitandre sul rettilineo, si butta all'interno della prima curva, si va a prendere la quinta posizione, occhio che potrebbe provare anche ad attaccare. Non ci credo. Non ha rotto niente. Miracolo, però è vicino. Mamma mia, occhio. Occhio perché adesso Di Legge si butta all'interno di Mauro Gold e si va a prendere la posizione numero 4. Andrea dentro. Secondo me fa bene perché cominciano a scivolare a troppo le vetture. E infatti gomme intermedie. Dentro Fab. Dentro. Continua. E lo smoke continua. Continuano tutte e due, si è fermato solo Fab. Eccolo. DRS disabilitato. E ci ha visto lungo per primo Pitandre. Guarda Fab che è già sotto Luca D'Amico. Mamma mia quanto hanno perso. E qui si devono fermare, dentro Smokeman. Vanno dentro. Fabri prende la leadership. C'è Andre 26 con Di Legge che ha 9 secondi di penalità contro i 3 secondi di penalità di Andre, quindi sarebbe già ampiamente dietro. Occhio a intanto Andre 26 che scavalca Di Legge nel misto. Fab riesce ad avviarsi verso il traguardo dove sventola la bandiera a scacchi e Fab 36 vince il Gran Premio del Brasile categoria Master League. L'arrivo di Smokeman e Luca D'Amico per prendersi questo secondo gradino del podio. L'arrivo di un grande Andre, secondo me da applausi. Di Legge quinto e perde qualcosina in ottica finals.